Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo. Oggi 552 nuovi casi e 27 morti. L'indice RT è in discesa e potremmo anche tornare in zona gialla, ha detto Marsilio, ma rimangono comunque le ordinanze regionali sulle zone rosse. 552 nuovi casi di Covid su 8.294 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 6,6%, il più piccolo tra i contagiati a un mese, il più anziano 98 anni. Ancora in salita il numero delle ospedalizzazioni. Dei 13.079 attualmente positivi in Abruzzo, 736 pazienti sono ricoverati, 651, 13 in più rispetto a ieri in area medica e 85 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, dove il tasso d'occupazione ha sforato ormai da giorni il 40%. L'indice RT è in discesa, ha detto quest'oggi il presidente Marsilio a margine della cerimonia di inaugurazione di un nuovo macchinario per TAC al Covid Hospital di Pescara. Non escludo che domani potremmo avere, diciamo, la notizia che il nostro RQT sia anche sceso di leggermente sotto l'1, quindi i progressi si cominciano a maturare e a contare, anche se purtroppo mentre scende l'R con T non abbiamo invece un calo sensibile di contagi, che continuano ad avere in alcune zone, in alcune giornate, dei picchi ancora preoccupanti, quindi c'è, come dire, una sorta di ritardo nell'associare al calo dell'R con T un calo di contagi e di ricoveri. Si registrano 27 ulteriori morti, tra 54 e 97 anni, di cui 14 sono decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 486 guariti. Le province con il maggior numero di contagi sono il Pescarese e il Chietino, ma si registra un aumento di casi, 122, nell'Aquilano. Domani la cabina di regia ministeriale per la settimanale ricolorazione delle regioni. Potremmo anche tornare in zona gialla, ha dichiarato Marsilio, ma rimangono le zone rosse imposte dall'ordinanza regionale. Complessivamente rimane in arancione, se anzi venisse classificata come sotto 1 potrebbe anche iniziare il percorso di rientro in zona gialla per il territorio che non è interessato dalle restrizioni particolari dovute all'intensità del contagio. Su quei comuni continueremo, come abbiamo fatto e come stiamo facendo ormai quasi quotidianamente, a fare il dovuto monitoraggio, a verificare comune per comune chi merita di mantenere le restrizioni e chi invece può uscirne. Un nuovo macchinario per processare i tamponi all'ospedale di Avezzano è stato inaugurato oggi dal manager della ASL 1, Roberto Testa. Il servizio a cura della redazione di Infomedia News. È stato installato dopo mesi di caos e polemiche il macchinario per processare i tamponi all'ospedale di Avezzano. Si tratta di uno strumento della Menarini e non il secondo Panther, quello della Discordia, arrivato all'ASL numero 1 ma installato nel nosocomio aquilano, dove già era presente un macchinario di questo genere. A consegnare la strumentazione questa mattina è stato il direttore generale Roberto Testa, accompagnato dal direttore sanitario Alfonso Mascitelli, dal sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, dai consiglieri regionali Giorgio Fedele e Simone Angelo Sante e dagli assessori del comune di Avezzano Patrizia Gallese e Maria Teresa Colizza. Il manager Testa ha precisato che il Menarini presenta il vantaggio di poter individuare anche le diverse varianti del virus. Sì, è un macchinario che si aspettava da tempo, ma non per questo abbiamo lasciato assolutamente sguarnito il presidio. È un ulteriore gioiello che mettiamo nella rete dei laboratori dell'azienda, che andrà a rendere maggiormente autonoma e rispondere alle esigenze del presidio di Avezzano. È un primo passaggio in un'ottica di un ulteriore potenziamento che abbiamo in previsione di effettuare qui sul presidio. Allora, guardi, i lavori in base al DL34 sono lavori che stanno andando avanti speditamente, c'è tutta una tempistica da rispettare con una serie comunque di possibili range di tolleranza legati a condizioni, ad esempio, di attività clinica in corso. Ecco, i lavori che stiamo facendo sui vari presidi sono fatti in costanza di ricovero, cioè senza interrompere le attività sanitarie ma garantendole
comunque, e quindi sono dei lavori che sono conciliati con questo tipo di attività. Tra l'altro tengo a precisare che l'azienda si è organizzata in maniera molto molto importante per affrontare questa fase della pandemia, anche a servizio delle, diciamo così, delle aziende sorelle, delle altre aziende che si trovano in questa fase purtroppo in un po' in maggiore difficoltà, e noi nell'ottica di un discorso doveroso di mutuo soccorso stiamo dando anche una grossa mano. Il primo cittadino di Avezzano ha rimarcato i ritardi, ma ha sottolineato che questo non è il tempo delle polemiche. Il grave ritardo c'è stato, oggi però dobbiamo guardare avanti, dobbiamo essere pronti a reggere la terza ondata, dobbiamo essere pronti e coesi tutti, dal direttore generale, la regione e i sindaci. Noi ci stiamo come sempre, poi i conti si faranno dopo. Non mi piace oggi qualche politico che esce continuamente sulla stampa criticando il management sanitario. Il management sanitario si è criticato e si criticava quando era il momento di tranquillità, e lo criticava il sindaco di Avezzano. Oggi non c'è critica che tenga, oggi c'è forza, unione, lavoro per poter reggere questa ondata. Vogliamo anche che venga montato il macchinario, quello Panther che spettava ad Avezzano, e quindi questa è la unione oggi che dobbiamo fare. Salvare le vite, stare tranquilli è la cosa migliore, le polemiche le lasciamo ad altri, e soprattutto poi i conti li faremo dopo che è finita questa situazione emergenziale. Quindi il sindaco la pensa in questo modo, ma penso di rappresentare la voce di tutti i sindaci della Marsica. Questa volta sì, non ci sono eccezioni, i sindaci della Marsica sono tutti convinti e coesi con le dichiarazioni che sto facendo. La cronaca: il Tribunale di Pescara ha assolto papà Alessio Feniello, finito sotto processo per essersi introdotto il 21 maggio 2018 all'interno dell'area dell'hotel Rigopiano, sottoposto a sequestro. Il giudice Valenti ha deciso di assolvere il genitore di una delle vittime della tragedia di Rigopiano, Stefano, riconoscendo anche per lui la tenuità del fatto e quindi la non punibilità di un gesto che in effetti non può essere considerato offensivo. Annullata anche la multa di 4.550 euro che gli era stata comminata. Secondo i legali della famiglia Feniello, è stato dimostrato che Feniello e la moglie erano andati lì per portare dei fiori sulla tomba del figlio. Abbiamo dimostrato che avevano deciso di andare, per quanto accaduto un mese prima, in occasione della Pasquetta, quando diverse persone erano entrate nell'area per fare picnic, partite di calcio, fotoricordo e addirittura per asportare macerie come souvenir. Questi gesti, ritenuti dalla famiglia Feniello come profanazione di un luogo sacro, necessitavano, secondo loro, di essere cancellati, e da qui la decisione di portare dei fiori. Bloccati dai carabinieri all'entrata, dopo aver discusso, erano stati fatti entrare, ma ne era seguita una segnalazione alla procura, che aveva deciso di archiviare nei confronti della moglie, considerata la tenuità del fatto, ma di procedere nei confronti di Feniello. La procura di Pescara aveva chiesto 3 mesi di condanna. Cambiamo argomento, andiamo a Teramo, dove entro l'anno partiranno i lavori di riqualificazione del Teatro Romano. La Regione ha finalmente autorizzato l'abbattimento di Palazzo Adamoli, ultimo ostacolo del recupero del bene archeologico più importante dell'Abruzzo, un intervento atteso da più di 30 anni. Tania Bionici Castelli. Superato l'ultimo ostacolo che rallentava le procedure tecniche alla realizzazione del progetto di riqualificazione del Teatro Romano di Teramo, la Regione Abruzzo ha finalmente autorizzato l'abbattimento della particella di propria pertinenza del Palazzo Adamoli. Questo consentirà di entrare nella fase conclusiva del progetto definitivo e quindi procedere all'indizione della gara del primo stralcio dei lavori. Siamo sempre legati a ciò che ci dice il contratto degli appalti e di conseguenza, una volta ricevuto il progetto, diciamo, le osservazioni, le controdeduzioni effettuate dall'architetto Bellomo, sapremo comunicare quelle che sono il cronoprogramma certo e definitivo per la prima messa in opera, quindi il primo cantiere, in modo tale che tutti quanti i cittadini possano avere contezza di quello che si sta lavorando, perché io mi rendo conto che il cittadino, finché non ha contezza e quindi non vede il fermento, pensa che ci possa essere uno stallo.
in realtà non è così, perché c'è tutta una parte amministrativa e burocratica che non viene messa a conoscenza del cittadino, ma che comunque è fondamentale e propedeutica. Noi speriamo di andare a gara entro quest'anno, quindi il tempo c'è, ovviamente anche il Covid purtroppo ha ritardato un cronoprogramma interno nostro che avevamo, ma sicuramente sono fiduciosa, entro il 2021 incominceremo a vedere qualcosa. La riqualificazione del Teatro Romano di Teramo, attesa da oltre 30 anni, permetterà al Comune di sistemare anche l'area circostante, oggi fortemente degradata. I due grandi capannoni dell'autoporto di San Salvo sono stati demoliti per far posto al centro Amazon, che sarà costruito dalla Engineering 2000, che ha acquistato l'intero sito e i terreni limitrofi per una superficie complessiva di 256.000 metri quadri. Il sito nei mesi scorsi è stato venduto dall'ARAP per 3.700.000 euro. Alla città San Salvo, la società costruttrice, ha riconosciuto 2.400.000 euro a titolo di compensazione ambientale, che, spiega il sindaco, saranno utilizzati per opere pubbliche a San Salvo Marina. Abbiamo rispettato la tabella di marcia, abbiamo rilasciato come sportello unico delle attività produttive dell'associazione Trigno Sinello il provvedimento finale autorizzativo, a seguito anche del provvedimento positivo dell'ufficio urbanistica del comune di San Salvo. Quindi si è completato un iter amministrativo importante per iniziare ad immaginare la San Salvo del futuro, che parte proprio probabilmente da questo grande segno di speranza che sono questi posti di lavoro e l'economia che attorno a questo stabilimento ci sarà. L'altra buona notizia è sicuramente quella che la società, e riguarda soprattutto la mia città, riguarda i sansalvesi, è che la società, oltre a pagare gli oneri dovuti, ha riconosciuto alla nostra città, in seguito di un lavoro di mediazione, se vogliamo anche di collaborazione, di cooperazione, tenendo sempre presente la stella polare della mia città e del bene dei sansalvesi, ha riconosciuto a San Salvo una liberalità, un compenso, come dire, ambientale per questo investimento. Si tratta di denaro che va oltre il dovuto, sono gli oneri di urbanizzazione che sono stati regolarmente versati. Sentivamo però che la società doveva lasciare su questo territorio un'impronta più evidente, e doveva essere evidente in un'opera pubblica, che è appunto quella che cercheremo, inizieremo a realizzare a San Salvo Marina. È un modo perché si comprendesse che San Salvo avrà sicuramente grandi benefici, avrà anche qualche piccola sofferenza, ma questa sofferenza sarà compensata da questo importo. La Camera di Commercio di Chieti e Pescara guarda al dopo pandemia e illustra le iniziative del 2021. Paolo Renzetti. La Camera di Commercio Chieti Pescara mette al centro del suo impegno per il 2021 delle azioni per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia e cavalcare così l'onda del cambiamento e della ripresa economica. Le iniziative poste in essere dall'ente camerale sono state illustrate questa mattina dal vicepresidente Lido Legnini e dal segretario generale Michele De Vita. Soprattutto insistiamo su alcuni settori che oggi stanno soffrendo tantissimo, in particolare tutto il settore, la filiera del turismo, della somministrazione, dell'intrattenimento, dello svago, ma anche e soprattutto l'export, che con questa pandemia ha subito dei numeri assolutamente negativi rispetto a tutto quello che sta succedendo. Per cui abbiamo deciso anche per il 2021, nella speranza che sia l'anno del rilancio e che in qualche modo questo piano vaccinale arrivi al dunque e quindi ci permetta quantomeno dalla metà di quest'anno di cominciare a riprogrammare, a ripartire, di investire quasi 4 milioni di euro di un bilancio totale sulla promozione e soprattutto indirizzato alle nostre piccole e medie imprese, alle imprese che si metteranno in rete, ma comunque a tutto il tessuto economico delle due province. Ci sono delle priorità che avete individuato per questo 2021?
Sì, sono molte le priorità perché ci rendiamo conto che stiamo vivendo tutti un periodo altamente drammatico, il sistema economico naturalmente è in grossa difficoltà, c'è stata una riduzione dell'iscrizione da un anno all'altro del 18%, questo già ci dice lunga sulle difficoltà che le imprese e la voglia di fare impresa c'è in questo momento, quindi la Camera di Commercio interviene proprio a sostenere le imprese per ripartire, quindi continuiamo a sostenere le imprese di tutti i settori, a partire ovviamente da quelli in maggior crisi, a partire per esempio dal turismo, c'è bisogno ovviamente di sostegno che faremo con tutta una serie di iniziative di carattere informativo, formativo, promozionale, ci saranno anche quest'anno, sono confermati, voucher diretti alle imprese e questo avverrà sia per quanto riguarda il turismo, sia per quanto riguarda l'internazionalizzazione e sia per sostenere quelle filiere maggiormente in difficoltà. Punto centrale del nostro programma è anche la digitalizzazione, ormai non possiamo più farne a meno, anzi dobbiamo migliorare, dobbiamo sempre più sia come organizzazione sia come sistema imprenditoriale crescere dal punto di vista della digitalizzazione. Cambiamo argomento, sono iniziati nella zona di Via Piaggio a Chieti i lavori per il completamento della rete gas, vediamo il servizio. Avevamo preso un impegno ben preciso sotto campagna elettorale, oggi mi sembra che lo rispettiamo, è uno dei tanti maggiori servizi per quell'area, completiamo un'infrastruttura che manca da decine e decine di anni, che ha reso davvero difficile l'attività ordinaria di tutte le aziende, di tutte le attività produttive che sono site in via Piaggio, quindi un estendimento importante che consentirà di avere tutta la rete del gas presso queste aziende. I costi totalmente gratuiti per il comune di Chieti che, di cui si fa carico l'azienda concessionaria che è la 2 Rete I Gas, che ringraziamo anche per altri interventi che a proprie spese sta effettuando con nuovi allacci presso altre zone della città. Vice Sindaco, quando partiranno i lavori? I lavori sono già in corso, già ci sono delle aziende che hanno preso contatti con la 2 I Rete Gas e sono iniziati già in via Piaggio, peraltro al termine di questi lavori l'azienda si farà carico anche del manto stradale su tutta via Piaggio. Parliamo di oltre 20 aziende, tra cui aziende leader a livello nazionale e internazionale come la Walter Tosto, ma come tante altre aziende molto importanti, tante attività produttive molto importanti della nostra città e della nostra regione. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, partiamo dal calcio di Serie B. Sarà Federico Lapenna di Roma 1 a dirigere sabato alle 14 la partita dell'Adriatico tra Pescara e la Spal. Curiosamente Lapenna quest'anno ha diretto una sola gara in Serie B, sempre all'Adriatico, Pescara-Cremonese che è finita 2-0 per la Cremonese. Tradizione mediocre per i biancazzurri che hanno incontrato il direttore di gara romano 7 volte riportando una sola vittoria nel 2015 in Pescara-Modena finita 1-0, due pareggi e 4 sconfitte. Per la Spal in 8 direzioni, 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Sul fronte squadra tra poco, quest'oggi c'è stato l'allenamento al Poggio con i recuperi di Seter e Sorensen che ieri hanno lavorato a pieno regime e sono vicini alla convocazione. Serie C, gol sfiorato domenica contro la Paganese per l'attaccante del Teramo, Lorenzo Pinzauti, che però ha intenzione di sbloccarsi già a partire da domenica pomeriggio contro il Catanzaro. Ascoltiamolo. Senz'altro ci tenevo, ma sempre, ognuno lo sa, quando uno viene sostituito non è mai contento, ci tiene sempre a dare il proprio contributo, però insomma è una cosa che è finita lì, nel senso ho sempre accettato le scelte di ogni allenatore che ho avuto, tant'è che già quando sono andato in panchina ho dato il 5 a tutti, insomma, sicché è finita veramente lì in 2 secondi. La partita sì, è stata molto bella, è stata una bellissima vittoria, dovevamo vincere e abbiamo vinto con merito, quindi siamo soddisfatti. Perché ora giochiamo praticamente sempre in orizzontale, quindi è come se fossimo due punte che si alternano il compito sia di attaccare la profondità sia di venire incontro. Quindi sì, penso che questa sia la strada
la strada giusta. L'ho rivista tante volte, effettivamente magari a rivederla potevo fare altre cose. E comunque penso di sì, io ho tanta voglia, veramente tanta voglia di tornare al gol. Penso, so che comunque quelli di quest'anno sono pochi, non mi era mai successo sinceramente, quindi insomma è una cosa che ho tanta voglia, insomma, di tornare al gol il prima possibile. Senza dubbio è una partita molto complicata e io me l'auguro che sia la partita giusta per ritornare al gol. Ci credo molto. E comunque sì, ora abbiamo, dopo questa vittoria, abbiamo molto entusiasmo e dobbiamo essere attenti, abbiamo tanta consapevolezza, siamo ritornati ad avere consapevolezza, ma anche la consapevolezza di, insomma, che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Non si può mai stare un attimo a pensare, un attimo tranquilli, quindi dobbiamo lavorare su quello e arrivare con la stessa grinta e la stessa foga che abbiamo avuto domenica. So che comunque sarà un periodo importante, viste le tante gare ravvicinate, viste insomma gli impegni di spessore, quindi sì, è comunque un periodo molto importante per noi e dobbiamo sfruttarlo al meglio, dobbiamo mettercela tutta, insomma, per portare a casa più punti possibili. Abbiamo la fortuna di avere ingranato ora con questa vittoria, secondo me, un buon morale e quindi non dobbiamo perderlo. Serie D, solo un pari per il Notaresco nel recupero di ieri contro il Tolentino. Per il tecnico rossoblu Massimo Epifani l'errore è non aver chiuso il primo tempo con un vantaggio più consistente. Mister Epifani, la classica partita dai due volti, nel primo tempo l'avete dominata, ha creato tante occasioni ma siete andati in vantaggio e poi avete sprecato tanto. Nel secondo tempo il pari loro all'inizio vi ha un po' bloccato mentalmente e l'inferiorità numerica non vi ha dato quel vantaggio che ci si aspettava. Ma abbiamo fatto un grande primo tempo, secondo me abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi nell'ultimo periodo, come intensità, come qualità di gioco, come tutto. Il rammarico è che dovevamo chiudere con più di un gol di vantaggio, perché credo che meritavamo più di un gol. Il secondo tempo siamo rientrati e poi avevamo parlato tra il primo e il secondo tempo di stare attenti i primi minuti, specialmente abbiamo preso un gol ridicolo sul fallo laterale, abbiamo avuto una dormita generale che non deve succedere e da lì non abbiamo fatto bene, inutile nascondersi di un dito, abbiamo fatto bene, potevamo fare molto meglio. Però dopo c'è anche l'avversario, perché credo che loro sono una squadra che ti fa giocare male. Però noi dobbiamo essere bravi, poi quando siamo rimasti con un uomo in più, dobbiamo essere ancora più bravi alla gestione della palla con la qualità tecnica che abbiamo. E non l'abbiamo fatto come lo dovevamo fare, ci siamo fatti prendere dalla foga di andare a recuperare il risultato subito e questo non va bene. In questo abbiamo preso un secondo gol evitabilissimo, su una palla nostra abbiamo rinviato, invece di rinviare la palla l'abbiamo stoppata e abbiamo preso un gol evitabilissimo. Quindi ci sono due aspetti, primo tempo bene, secondo tempo non abbiamo fatto bene, dovuto anche all'avversario, perché poi si danno anche merito agli avversari. Meno male che alla fine abbiamo pareggiato con Banegas, credo che alla fine per l'andamento della gara, per i due volti, recuperarli in quella maniera è un punto guadagnato, anche se il primo tempo dobbiamo stare nettamente in vantaggio. Termina qui questa edizione del TG6. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò, la prima puntata della nuova stagione della trasmissione con Jacopo Forcella e Luciano Rabbottini, dedicata al mondo del ciclismo. L'informazione invece tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte del nostro telegiornale. Grazie e una buona serata.